L'apertura della scuola russa ci ha spinto ad andarcene. Se non avessimo permesso ai nostri figli di frequentarla, ce li avrebbero sottratti, privandoci della loro custodia. Anch'io sono scappata per lo stesso motivo, ma ho pure un altro figlio di 20 anni. I russi stanno aprendo uffici di registrazione militare e mobilitano i giovani per combattere dalla loro parte. E per questo abbiamo deciso di partire. Queste mamme hanno paura. Sono fuggite quattro mesi fa con i figli da un villaggio vicino a Zaporigia, sotto controllo russo. Le incontriamo in un centro per sfollati. Anche Anton, ex poliziotto, è scappato dai territori occupati dove l'hanno incarcerato e torturato. Mi hanno puntato la pistola alla nuca e l'hanno ricaricata. Ho sentito lo scatto. Poi uno me l'ha spinta contro la testa e quando ha sparato l'ha semplicemente spostata da parte. Con lui riesce a scappare anche sua nonna. Qualche mese fa... Per portare il cibo ad Anton in carcere a Kerson era stata costretta a chiedere il passaporto russo per riuscire a superare i checkpoint. Mi dicevano che altrimenti non avrei preso nemmeno la pensione. Senza passaporto russo era impossibile persino andare all'ospedale. Sotto di loro c'era quasi l'obbligo di averlo. Che tu volessi o no, lo dovevi prendere il passaporto. Finora sono stati consegnati quasi 2 milioni di passaporti russi nelle quattro province annesse da Putin poco più di un anno fa. La nuova cittadinanza è uno dei pilastri della cosiddetta russificazione. Non sono isolati i casi di russificazione, è un sistema totale, tutto ciò che riguarda l'Ucraina viene semplicemente distrutto. Si basa su paura, controllo e pressioni nei confronti dei civili. Passaporti imposti, reclutamento forzato, cure sanitarie negate, libri di scuola con la storia riscritta da Mosca. Così, tra silenzi e paure, si vive nei territori occupati. Ma i russi lasciano il segno anche in quelli liberati dagli ucraini. Ma che raccolto è? Non mi era mai successo in vent'anni. Prima era ben diverso: angurie, meloni, grano, girasoli, orzo. Dopo i russi, invece, raccogliamo questo. I russi hanno pure rubato cereali e macchinari. Lo stesso è capitato a questo 76enne. Gestiva una cooperativa agricola nelle zone sotto il controllo di Mosca, ma nel suo caso è stato arrestato per complicità con gli invasori. Stavo andando in ospedale. I servizi segreti ucraini mi hanno fermato per strada, accusandomi di essere un collaboratore, e mi hanno rinchiuso in carcere. Il procuratore di Zaporigia ci conferma, oltre a indagini sui crimini dei russi, sono in corso anche 13 inchieste per collaborazionismo tra gli ucraini. Accuse basate su una legge inadeguata, secondo un'avvocata che difende alcuni di questi imputati. In un anno e mezzo ci sono state solo due assoluzioni, nient'altro. Il resto sono condanne a 15 anni, 10, 8 anni. Lui è rimasto per sette mesi in carcere preventivo per accuse anonime che la procura di Zaporizia poi non è riuscita a provare. Alla fine ha patteggiato per circa 4.000 franchi pur di uscire di prigione. Il sistema giudiziario dell'Ucraina e le forze dell'ordine non sono pronte a valutare in modo oggettivo la situazione nei territori occupati. Lo sappiamo, queste sono al 100% violazioni dei diritti umani.